Buonasera, buonasera a tutti, buonasera, 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 buonasera a tutti, buonasera, buonasera, buonasera. Io sono già euforico, questa sarà una live pazzescamente bella nel bello e nel male perché io andrò a detonare. Ho premuto, accidenti a me, la A, non dovevo farlo e quindi sono già alla ricerca di una partita. Oh Madonna. Allora. Devo rilanciare tutto perché eccolo là. Era impallato, scimpallavo. Così io vi volevo fare il solito test audio che mentre si fa pronti via una diavolo di partita. Dopodiché cominciamo a parlare. Ho premuto A per sbaglio, ragazzi. Poi 1750 Giappone, cioè proprio così. Va bene. Allora, calmo e sangue fritto. Calmo e sangue fritto. Calmiamoci. Come si fa? Allora, l'audio va tutto bene, mi si sente? Sì, benissimo, 1, 2, 3, prova, prova, prova. Stavamo dicendo. Vai, intanto che parlo con voi, io mi alzo un po' il volume, perché mi serve per sfogarmi un po'. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera. Vediamo un po' il nostro avversario. Io ringrazio il buon Judge Magikarp per aver rinnovato e anche al buon Lux Lack per aver rinnovato. Non so perché non è passata la notifica di te, povero Judge Magikarp, ma insomma. E buonasera anche a The Real Stoia, The Real Stoia. Tre rinnovi così, pam pam pam, pronti via. E poi vedo anche un altro, il Nova 15. Che va a abbonarsi anche lui per il sesto mese. Quindi quattro rinnovi così pronti via. Io volevo anche parlarvi di una cosa che voglio fare in termini di strumentazione per il canale, di quella Canon M50, ma ne parliamo dopo, perché qui io inciampo e premo A, e mi sembra anche quindi giusto. Fini e mens. Ok. Twitch Prime, Frederike 92. Ciao Frederike. Benvenuto. Ricordo a tutti i nuovi ragazzi che ci sarà la possibilità di. Io, fake out, lo faccio su mezzo. La possibilità di andare gioiosamente a ricevere un link per poter fare presenza in un canale Telegram. Pazzesco. Sì, è il link che mi sono giocato. Sì, è il link. È il team che mi sono giocato all'Aliana Comics e ci ho fatto anche top. Quindi, diciamo. Top 4 e non c'era 4 partecipanti. Nacius Medes, Snorlax evita e noi siamo dei culoni pazzeschi perché ci avesse fatto 50% e noi questo bellidramma non potevamo farlo. Nacius Medes, io ci avevo anche pensato, però è un po' sceso ultimamente. È un po' sceso e quindi ho detto ci sta che non lo faccio. Sentite, io faccio feint qua, lui toglierà, secondo me adesso entra con sicuramente con coso, dai. Con il Don Winx. E invece no, lui prende doppia kill così. A noi non dispiace mica se lui prende doppia kill. Medici Amusa telepati e quindi ciao bello. Buonasera, buonasera. Stasera dobbiamo far esplodere questa live in tutti i sensi. Quindi se mi volete aiutare, andate su Facebook e condividete il post. Oppure andate di like, insomma, fate quello che volete. Diffondete in ogni dove questa cosa. Io poi voglio anche parlare un po' di spade e scudo con voi, perché io ho una mezza idea di quello che faranno vedere. Barba pesce, ciao barba pesce. Il pesce con la barba in effetti è squisito. Garpez. Ragazzi, io se c'è gente nuova muoio. Cioè, sono stracontento. Sono stracontento se decidete di supportarmi con le vostre iscrizioni Prime. Che peraltro sono per voi gratuite. Quindi, cioè, io sono stracontento. Allora, indubbiamente c'è un Necrozma e noi abbiamo un Yveltal. Quindi, va bene. Io con lui sono a meno uno, eh. Sono
sono anco a meno 1. Saprei. Faccio un low kick quasi quasi. Mi si fa un granché, ma qualcosina si fa. E poi vado di snarl. Sì, dai. Comunque, Procodioi, ecco, lo vedete quel Procodioi nei commenti? Il team è suo. Bene, 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 bene. Io sono partito così a bomba, ma in realtà ora aspetto che ci si vada ad accumulare un pochino di più. Faccio snarl perché l'unico pericolo vero. Boia, che danno cazzarola che fa anche a meno 1. È che lui sia fisico, quindi va bene, cioè sia speciale. Io l'eruption non lo voglio prendere. Fire Punch, questa va su Yveltal, perché sennò lui, poverino, non sa come fare. Ale, signori, volevamo una mossa che ci potesse mettere nella merda. Eccola qua. Grazie a Rember96, Rember, Baldu954. Grazie mille, ragazzi, per i vostri 2 rinnovi. Questo burn non mi piace. Non mi piace per niente. Non mi piace per niente. Allo kick io potrei tirare giù. E anche il buon Girok va a rinnovare. Io quasi quasi faccio lo kick. E smarlo ancora. Brutto questo kick, non mi piace. Questo burr, non mi piace, non mi piace, non mi piace. Protegge, ci può stare, ci può stare. Ok, noi siamo bacconi, eh. Lui prende così poco, nonostante sia un 4x, perché c'ha il filter e mette distorto. Vabbè. Allora, io vado di feint sul mio Yveltal, devo far partire la baccona. Penso che farò full play su Groudon. Guardate cosa mi devo inventare. Guardate cosa mi devo inventare. Lui ultra archeo giga mega evolve. No, sono un coglione mega stratosferico. Non sono baccona. Questo è l'altro team. Sono Assault Vest. Ho dimenticato questa cosa. Potevo vincere lo stesso. Ora, low kick, avevo vinto. Errore mio. Errore mio. Però non è un errore di gioco. Sono contento. È un errore da content creator. È un errore da chi registra 3 video al giorno con team differenti. Quindi, va bene. Peccato. Possiamo ancora farcela, eh. Però è dura. Oggettivamente è dura. Io qua potevo fare Sucker Punch. Ah, accidente a me. Comunque. Dani Trentin. Ciao Dani, grazie mille. Ciao Dani. Allora. Come posso provare a recuperare questa partita? Casellucci, ciao bello. Ti leggo dopo, mi perdoni? Ti leggo dopo. È a V, accidenta a me. Tra l'altro il mio Groudon questo è veloce e speciale, quindi è più lento del suo Groudon. E niente, devo fare così. È l'unica. Sperare che missi 13 Precipice Blades. Ah, mannaggia a me e alle mie cornazze. Devo missare dopo, devo evitare dopo un Precipice Blades. Anche se, appunto, stavo dicendo, anche se probabilmente nemmeno ci arriviamo a farlo. Però
Per il semplice fatto che io qui devo mettere la Z cover, per il semplice fatto che io abbia tanta speed, lui sia da Trick Room e quindi ci sta che sia un orrendo, perché io li trovo veramente orrendi. Gli Ultra Necrozma con Trick Room stralenti, orribile. Va bene, va bene, va bene. Io qui, se avessi fatto Low Kick, avrei acceso Groudon e poi avrei potuto fare qualcosa. Mi bastava fare Low Kick e Sucker Punch invece di farmi l'autofeint per riprendermi della baccona immaginaria. Ecco, la baccona immaginaria. Però va bene, Ciccione è esploso e quindi è festa nazionale lo stesso e siamo tutti comunque stracontenti. Ecco, l'importante è quello. Peccato perché avremmo avuto lo scalpo di un 1750, con un team da Stranger Teams. Ecco. Quindi, coglione io. Ma ripeto, non è assolutamente facile quando ho giocato tutta la settimana Ivelta al baccona, e penso alla baccona, e poi succede che in realtà sei a V. Vabbè, ma chi se ne frega. Allora, ora la live è ufficialmente cominciata. Rileggiamo il buon Casellucci che dice: Sera Pardo. Il tuo video di oggi mi è piaciuto molto e ora mi voglio godere questa live. Una domanda, di solito, a parte i momenti live, in che orario ti si può incontrare nel Battlespot? Sei sempre grandissimo, continua così. Allora, grazie mille Casellucci, perché mi avvicini di, vorrei dire un euro, ma in realtà 62 centesimi all'acquisto della Canon che vorrei fare, per fare letteralmente, finalmente, il salto di qualità definitivo per il canale. Quando mi puoi prendere? Mai e sempre, nel senso che non ho un orario ben definito, la mia vita è abbastanza sregolata e quindi per definizione risulta abbastanza complicato darmi un orario di registrazione. Registro solitamente o di notte o la mattina anche prima di andare al negozio, è capitato anche di registrare alle 7 e soltanto un paio di volte, devo essere onesto. E il pomeriggio, il primo pomeriggio, oppure il tardo pomeriggio, insomma non ho una cosa. Non ho una cosa. Vabbè. Pardo, si vede una strisciolina del video. Non è che poi YouTube piange. Ah, perché probabilmente l'ho spostato più su prima. È vero, aspetta, fammela ricentrare. Allora, YouTube non gliene frega nulla perché ho spostato la grafica prima. Dovete saperlo. Ecco così. Fammelo centrare. No, no, non dovrebbe piangere. Non dovrebbe piangere, buon YouTube. Ok, ora è centrato. Non dovrebbe piangere. Eccolo là. Stavo dicendo, raga, che stavo leggendo due commenti, di la verità, quindi non stavo dicendo granché. Se vedo qualcuno che mi detona con Snorlax, gli do autowin. Grazie, grazie. No, vabbè, dai, siamo già a 200. Io sono contento. Volevo fare due chiacchiere con voi su Spade Scudo. Ditemi un po' se le volete fare ora o se le vogliamo fare dopo. Per me è assolutamente indifferente. Detto questo, io mi auguro stasera saranno partite tutte straveloci, di non beccare troppi italiani che abbiano visto il video di oggi, perché se no risulta davvero complicata la situanza. Ma insomma, vediamo un po', cerchiamo un altro avversario, vediamo un po' cosa può succedere, se non perdere punti. Gekis, mettiamo Gekis, va. Vi ricordo, ragazzi, mentre aspettiamo di trovare un avversario, che le iscrizioni alla Team Acqua Academy sono aperte e sono ancora underway. Ci sono alcuni posti ancora, specialmente per giugno, quindi io vi consiglio, anche per luglio, vi consiglio di buttarvi, come ho detto durante il countdown, quella grafichina. Davvero, non dovete essere timidi, è un'esperienza di vita, costa il giusto, perché credetemi, non vi fate una settimana fuori da casa a quel prezzo lì, e quindi. In tutto il salsa Pokémon, in tutto conoscendo che persone che condividono la vostra stessa passione. Alla Team Aqua Academy sono nati e sbocciati ottimi giocatori che adesso andranno a fare i mondiali. Sono sbocciati amori, davvero. E quindi, insomma, è tutto molto bello. Non facciamo l'amore mentre facciamo lezione, purtroppo. Grazie mille a Playlu per esserti abbonato a Twitch. Grazie mille anche a te. Ragazzi, ma non si può subare col Prime da cellulare? Loris Dime, in realtà sì. In realtà sì, non mi chiedere come si fa, ma sì, il buon Proco di Oi mi ha detto l'altro giorno all'Agliana Comics che insomma non ci riusciva, ha smanettato un po' e ci è riuscito, quindi tecnicamente si potrebbe. Non mi chiedere come. Poi io insomma, Proco di Oi, spiegaglielo, se lo sai fare, se è possibile. E nel frattempo noi aspettiamo un avversario. Abbiamo 1708, peccato per prima, mi mangio veramente le mani.
Io lì probabilmente, se non avessi pensato alla baccona, avrei fatto Sucker Punch. E poi avrei fatto Low Kick su Grato, che sarebbe morto. Comunque Mega Medicham, figlioli, fa dei danni pazzeschi, eh. Fa dei danni veramente pazzeschi. Veramente pazzeschi. Quindi a Boomlax, andiamo. Dall'alto dei 1820 punti non ci tengo proprio ad incontrarmi con questo team. Mattia, te l'ho regalato io l'altro giorno, 15 punti in live. Vedi di non perderli. Se sei tu, ma mi sembra di sì. Ok, l'ho fatto prima. Devi usare il browser ed andare su twitch.tv. Vedi, vedi. Giappone, 1669. Hokkaido. Allora. Mega Gengar è un Pokémon che mi diceva il buon Proco può dar noia. E noi al Proco gli diamo retta. O no? È vero che ho l'Ele Iveltal, però. Poi comunque vi volevo parlare anche di Twitch, perché ho intenzione di darvi nuovi rewards. Comunque, per gli iscritti, chiaramente. Sto pensando. Potrei fare Tidus! Grazie mille, deduco tu ci sia riuscito. Via, proviamo. A Boomlax non si può usare. Ecco, questa è una citazione. Roy Batty 96 che qualcuno diceva ai Pokémon Day 2006. È cheating a Boomlax. Invece no. Salutiamo il buon vecchio Mr. Pokémon. Chissà se ci seguirà mai. Io peraltro ho il ritorno qua su questo Snorlax che non è potenziato, sono una favonchia. Perché se no io qui potevo fare Psyshock. Loris Dime! Ah no, eri te che ci dovevi riuscire e ci sei riuscito, bravo. Il vero Sambuca. E con Tidus, Loris Dime, il vero Sambuca e altri 3-4 di prima, siamo altri 5-6 nuovi iscritti. Grandissimi, ragazzi. Lui protegge, farà Icy Wind per poi dopo potermi tirare giù, penso in totale comodità. Io qua mi sono dimenticato di dargli un'altra mossa. Che tra l'altro ho un mal di schiena atroce. Ho un mal di schiena atroce. Sono stato tutto il giorno a letto, ho dovuto prendere due Mio rilassanti. Mi sono alzato per fare questa live. E quindi non ho fatto altro. Lui ora mi tira chiaramente giù. Vediamo un po'. Vediamo quanto gli si fa. Ma non ho 102 di potenza. Avessi avuto 102 era lui, moriva. Ah. E onestamente fare autodistruzione. Questo è il danno a più 6, no? Lui viene giù. Partita buttata via. No, e butto via troppi punti. Via se non metto return.
Se non metto return butto via troppi punti. C'è niente da fare. Io qua avevo ucciso Fini. E poi era più 6. E invece così facendo. Perché siccome il Pokémon, lo Snorlax, me lo ha passato, me l'ha scambiato proprio all'Arena Comics, un quarto d'ora prima dell'inizio del torneo, è il buon amico Procodioi. Io ci provo lo stesso, ma probabilmente Gengar adesso protegge. Io salto per aria, se me ne frega. Te mi hai messo il ritorno proprio di oggi, mi devi mettere un'altra cosa. Pazzo. Tant'è che anche Aliana me lo sono fatto senza return e mi avrebbe fatto stracomodo. Mi va un po' al culo, come si suol dire, buttare via punti così, ma tanto poi li rifacciamo con win streak, non è un problema. Niente, era forfetto. Avessi avuto ritorno, la partita era sensibilmente differente. Sensibilmente differente, però sarebbe stata probabilmente persa lo stesso, raga. Via! L'ho più a prendere gli antidolorifici. Mi rincoglionisca. Primo game, primo match, l'ho perso dal rincoglionito. Questo l'ho perso dal rincoglionito. Va bene, va bene. Dai, Ciccio, ho forfettato, forza. Body slam non ce l'ho come MT perché non è utilizzato, mi sembra nemmeno esiste come MT. Potrei dare qualcos'altro, però. Guardate, raga, in assoluta diretta andiamo a mettere una mossa al posto di return. Che io non voglio continuare la live e perdere a caso. Quindi si farà due chiacchiere. Si parla magari un pochino di spada e scudo. Ma sia nell'uno. Ah, è loccato il box. Pure. È pure loccato U-box. E allora. Si riparte. Cancello la partecipazione all'Aliana a Moonlight Cosplay, sblocco lo Snorlax. Vai, non vi preoccupate di quelle due win e loss dell'Aliana Moonlight Cosplay, molte partite sono state giocate senza QR code. Ok. E gli diamo anche banalmente una Shadow Claw. Ora, vogliamo cosa mi offre la bacheca MT. Andiamo un po' cosa abbiamo a disposizione. Perché Return se può giocare. Cioè, piuttosto gli do facciata, ecco. Un Shadow Claw. Che potrebbe non essere peraltro male. Anche Crunch sarebbe buono, ma non ho le squamettine cuore. Luxlack, colpa mia, return, pardo. Avevo fretta e quando ho fatto lo Snorlax non ci ho pensato. Quindi beccati sti 2 euro di consolazione. Non ti preoccupare, ma figurati. Fossero questi i problemi dei Pokémon. Allora.
O gli do Shadow Claw o gli do facciata. Gli ho facciata. Se no, bacchette ce n'ho. Quelle che rendano più friendly. Tanto a più 6 servirebbe Recruit, ma si fa sicuramente meglio. Allora. Rimettiamolo nella Boomlax e ora si ritorna. Ok. Perdonatemi, ma insomma, vi siete gustati in diretta al mio box. Se eravate curiosi, unboxing di Pardini. No, non ho un cazzo da metti qua, perché questa non è la cartuccia della storia mia. Ho giocato sull'altra. Che chiaramente ho tutte e due le copie. Questa è proprio quella da Battlespot Sega. Cioè, tutte quelle ore che vedete, ore di gioco, sono ore di Battlespot a girare i video. Se volete divertirvi. Shadowclaw non può. Pensate, è vero, c'ha che imparare Francia. Mi avrei giurato, mi avessero detto in tribunale, può imparare Shadowclaw? Giuri sulla Bibbia. Io avevo detto sì. Perché con quelle manine è fatta apposta per graffiare. 1691, peccato. Dopo aver toccato quasi 1800. Però vabbè, oh. Quando si va a giocare questi team qua, il rischio c'è, è innegabile. Ovvio. Ora, se giochiamo concentrati, possiamo farci. Perché non frustration? Perché non ce l'ho. E poi perché la felicità non è a 0, è a circa 70. Quindi, va bene facciata. Sì, se mi fanno uno status, ce la giochiamo. Domani esce 1533. Dai, lui va battuto. Domani esce una random battle monotype. Non ha ghost. Che team strano che ha questo ragazzo. Io direi, se siete d'accordo, di fare la nostra lead. E qui Shedinja, ragazzi, vince da solo perché lui non ha un Pokémon in grado di colpirmelo. Vi faccio vedere il mio Shedinja. È uno Shedinja da portare. Lui non ha un Pokémon in grado di colpirmelo. Correggetemi se sbaglio. Sì, Power Gem. Di Nidoqua, è vero. No, 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 sono bevuto il cervello. Madonna, stasera non ho ragione. Power Gem, non ce l'ho pensato. Però solo Power Gem, eh. Fammi andare di Veltalba. Sto più sicuro. Perché non Crunch? Perché non ho squame cuore? Ovvio. Danni danno, per quello. E poi perché, insomma, mettermi ora in live, andare, cos'è, fare voi. Gli do facciata e comunque, dai. A più 5, se si prende un Intimidate dopo Bellydram, il Fini, per esempio, prima lo avrebbe tirato giù. Quindi. Non si farà nemmeno mai. Proprio per non avere una return scacciata lì, ecco, quello sì. Ok. Io penso che farò. Peraltro Shedinja bello tossico. Potrebbe
potrebbe anche essere giocato con Ally Switch, cioè vabbè. Fagiomanzi, fagiomanzi. Allora ragazzi, io ho tirato giù un Duskmane. Quindi penso che Kartana possa venire giù. Fa tanto Tenzin, lo so, ma allora, Xerneas non penso che lo levi dopo che abbia fatto Geomancy, no? E Kartana, beh, perché deve proteggere? Fa Sacred Sword, tira giù Snorlax. Sono commosso io. Ah, Joker Xote. Ciao caro. Sono veramente commosso io quando succedono queste cose. Allora, tra l'altro qui in Medicham è un Pokémon meraviglioso davanti a Milego. Michael Forlani. Uso sempre la causa della pizza o il caffè. A sto giro c'è una motivazione più seria. PS, ora che giochi Shedinja, quanto scommettiamo che quel Kartana Nightslash fortunatamente non l'ho messo dentro. Comunque grazie mille Forlani per questi fondi, perché insomma ti dovranno ringraziare tutti i nostri cari amici quando vedranno una grafica del canale, delle riprese fatte strabene. Ho intenzione di girare anche dei video live action all'aperto, dove si raccontano determinate cose sul competitivo, sulla storia del Team Acqua, eccetera, eccetera. Quindi, se volete tutta questa serie di contenuti, ho bisogno dell'attrezzatura giusta. Poi, senza parlare di un competitive history dex con i fiocchi, al microfono voglio acquistare anche un lavalier. Ci ho pensato, sono quelli che si mettono qui. Ci ho pensato io, ecco, non voglio. Investirò molto nei prossimi mesi per il canale, perché voglio provare a spingere e vedere se con Spada e Scudo diventeremo finalmente un canale proprio di punta. Io sono già contento così, per carità, però insomma sarebbe stupido non provarci. Ho buttato Groudon e fatto questa mossa perché di Ice Beam tutto sommato siamo a posto, e quindi vediamo un po' se fa Water Spout, siamo altrettanto a posto. Io ripsicocatto. E vado di Eruption. Così che se esce questa frizza, crit assolutamente useless. Se volete divertirvi a calcolarlo, penso che ne sarebbero morti morte un paio di. E adesso, ragazzi, io vi invito a guardare, lui forfetterà. Quanto si fa di low kick a Kyogre? Peccato! Ciao Giulio Gamba, Polphonics. Allora, io vedo, oh my god, Roy Batty 96, Polphonics 92, Giulio Gamba, e c'hanno tutti il simbolino di Prime. Raga, ora magari l'avete dato ad altri canali e sono gusti, per carità. Però, insomma, se vi va, noi qui siamo aperti, alle nuove leve.
Poi insomma, stiamo detonando Snorlax, dovete premiare. Siamo ritornati a 1700, dai. Siamo ritornati a 1700. Stasera uno sbotto di partite, mi sa, perché chiaramente durano 10 secondi. Quindi. Grazie mille comunque, ancora Mike Forlani. Stavo giocando, perdonami se non ho dato la giusta enfasi, è una super donazione, insomma, 10 euro. Rinunciare a 10 euro sono tanti. Sono tanti soldini. Grazie. Qualora, e dico qualora, io non sono solito e quindi di mendicare donazioni. E quindi penso di avere la coerenza per poter dire quello che sto per dire. Qualora decidiate di contribuire a questo crowdfunding per l'acquisto della Canon, senza impegno, tranquilli, agilmente, se volete farlo, fatelo con, magari invece che più donazioni da 1 euro, se avete intenzione di, che ne so, donare 4 euro, invece di fare 4 donazioni da 1 euro, fatelo con una da 4, ecco. Per un discorso proprio meramente di commissioni. Perché voi quando vedete 1 euro, in realtà purtroppo va, 30 centesimi vanno a PayPal. Oh my god! Ah, ok, bravo, ora mi piace. Il mio appello ha funzionato. Grazie mille, oh my god. Ah, te eri uno che doveva rinnovare. Benissimo, grazie. Bacetti. Mi trovi un avversario che io voglio detonare con l'adiposo? Esplodere con il ciccione? Brillare con il diversamente magro? Ecco. Alex Carey. Ciao Alex, benvenuto. Giulio Gamba. Pardo, ero sub ma l'ho dato a qualcun altro. Però ti seguo lo stesso. Non ti preoccupare, io mi sono appena offeso per quello che ho letto e non ti parlerò mai più. Non c'è problema. È così che funziona. Fai un po' qui, un po' lì. Ecco, su, un cerchio alla botte, una botta al cerchio. Come si dice? Sì, no. Andiamo avanti. The original Dofus is back. Io sono qui per Snorboom. Ho detto anche Boomlax, però. Dai, dai. Il dinamitardo. Ti piace di più questo formato o il 18? Allora, per me il 18 sta a Belen Rodriguez come il 19 sta a Luciana Littizzetto. Fai te. Littizzetto no, però via. Non è così brutto. Però mi garba di più. Sicuramente mi garba di più. Che me lo trovi un avversario, por favor, señor. E dai. Non ci vuole giocare più nessuno a me. Uffa. Ricordo a tutti coloro che si sono iscritti stasera per la prima volta a questo canalino del Lilo e Stitch, quello viola. Non posso dire quella parola che comincia per T e finisce per Witch, perché poi questa qui va su YouTube, a YouTube non piace quando dici quella parola. Che se si iscrivono hanno a disposizione il gruppo Telegram, dove io scrivo insomma tutti i giorni, cazzeggio, do consigli, si ride, si scherza, si parla di calcio, di politica, di fega, di feghe, di tutto si parla, anche delle ragazze, quindi si parla di tutto, si parla di tutto. E però ora stavo pensando a del nuovo reward, perché mi piacerebbe premiarvi, perché rappresentate veramente lo zoccolo duro. Ok. Peraltro quel gruppo lì potrebbe anche essere un gruppo per chi vuole delle offerte sui videogiochi, perché lavorando in un negozio di videogiochi è capitato. Grazie mille Last98, ciao caro. È capitato più volte che io nel gruppo vado a proporre gli affari che ci propongono in negozio, quindi tipo Nintendo 3DS, 2DS, New DS, prezzi stracciati. Io prima di metterli su Amazon chiedo sempre al mio gruppo di Twitch se ne hanno bisogno. Allora, Emotionless. Qui il problema potrebbe essere rappresentato paradossalmente da un Bronzong. Però insomma abbiamo grado Niveltal, voglio dire. No? Io
Io non per essere monotono, ma qui per l'appunto devo lidare così. L'ASD98, nel rinnovare i 7 mesi, mi ha scritto: grande Pardo, fai esplodere sto Snorlax e distruggi tutto. Gli Stranger Teams dell'Ultra sono uno meglio dell'altro. Stanno riuscendo bene. Io devo essere onesto, quando ho visto il regolamento dell'Ultra ho detto, boh, Ash si divertirà, si cambia meta ogni 3 mesi, ma la prima che ho pensato, per quanto riguarda la parte content creator, è stata, gli Stranger Teams probabilmente saranno difficili a fare perché in Uber. E invece stanno venendo fuori delle cosine veramente interessanti e ho degli Stranger, ragazzi. Ne ho altri due, tre. Ne ho uno che mi ha passato il buon Toon Gamer con, lo posso dire. Allora, uno c'ha protagonista Regigigas. Un altro me lo deve passare Wolf Albi che c'ha protagonista Venomoth. E un altro che c'è protagonista Megalakazam. Quindi fate voi. Poi bisogna vedere se funzionano, però insomma io mi auguro di sì. Vedo con grande piacere che siamo 312, che qua su quella piattaforma è veramente tantino. E io quindi sono contento e vi ringrazio davvero tantissimo. Ricordo che noi andiamo online il lunedì e il mercoledì alle ore 19 per un'oretta e mezzo circa di Battlespot. Poi se mi volete ancora bene, il martedì alle 20:30 sono in live su YouTube. Facciamo cose diverse, ma pur sempre divertenti. Andiamo a buildarcelo per un attimo. Allora, io qui avrei paura di una Z di sto coso. Che faccio? Rischio, faccio fake out su Incineroar e rischio. Però la Z ce l'avrà Coco, dai. Rischio giusto la Z perché Dark Pulse lo reggo, Moon lo reggo, Moon cosa? Full play, volevo dire. Era meno 1, adesso sono addirittura a meno 2. Oblivion, ecco qui purtroppo però perdiamo. Lui ha rischiato tantissimo perché lo volevo fare di là. Volevo fare di là. Boia. Tutto made in Umbria, raga, davvero. Allora, se butto Yveltal, non posso. Io qui devo. Vabbè, rischio grosso come una casa, una doppia Protect, ma. Zumi, buonasera Francesco, andiamoci a prendere sta Canon. Grazie mille Zumi90, grazie mille. Poi chiaramente qualora non si dovesse andare a coprire tutta la cifra, il resto lo metto io, ci mancherebbe altro, però insomma se mi date una mano mi fate un gran piacere. Tutti e 6 49 non li posso tirare fuori, non ce l'ho. Cioè ce l'ho anche, ma sono nel fondo convivenza, se no poi devo fare anche un crowdfunding per una nuova ragazza. Quindi devo sperare che lui non si aspetti questa Q-Stap. Se mi fa anche solo una Protect, io ho perso. Vediamo un po' se butta invece. Incineroar lo perde. A me va bene. L'importante è che non abbia usato Salamence. Che non abbia protetto Salamence. E invece mi sa che. Sì, lui se l'è ammoscata. Lui se l'è ammoscata. Si è preso un rischio enorme. Però ragazzi, insomma, ha giocato bene, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Ci sta. Perché se io il turno 1 faccio fake out su Yveltal, la partita è matematicamente praticamente finita. Perché poi faccio feint su Mance e autodistruzione e mi sa che su Yveltal, avendo Oblivion Wing, mi puzza tanto di AV. Comunque, noi ci dobbiamo provare fino in fondo, ragazzi. È il nostro dovere. Giamagio 7, ciao caro, un altro nuovo. Mamma mia, sono stracontento.
Da una parte dove fare Eruption, dall'altra vado di Hidden Power Eyes. Vediamo se alle volte lui va di double edge su Yveltal. Prendiamo una kill a gratis. Potrebbe farà Hyper Voice e mi farà 45, però. Di più, 51, perché m'ha crittato, chiaro, no? Ma Mance se muore. Vediamo se riusciamo a fare snarl prima del suo Yveltal. Il mio è un Yveltal AV, ma è più veloce degli Yveltal AV normale. Invece il suo è più veloce, dei più veloci degli Yveltal AV normale. Vi dirò. Se anche spittai. E ora Lemma. Lemma Yala. Vabbè. Il nostro è un Tryndall Stranger con degli equilibri molto labili, ma ragazzi, del resto, lui dovrebbe farmi Sucker Punch, a mio giudizio. Allora, io sto facendo un all-in, cioè provo a scommettere sul fatto che lui protegga Groudon e allo stesso tempo non abbia Sucker Punch. Quindi protezione la fa. Vi dico questo perché. Posso tirare giù. Questo crittando, ok, è AV. Danni danno, grazie Pardo. Grazie a te, caro. Ci mancherebbe, sono io che devo ringraziare te. Full play. E il power, vediamo. Farà Sucker probabilmente su Grava. Giustamente perché siamo a meno 1 di Snarl, ma visto che siamo speciali, e il power avrei fatto 70, il resto l'avrebbe fatto questo attacchino qua. Se l'è giocata bene, lui si è preso dei rischi pazzeschi, ma alla fine possiamo dire che sia una partita che il nostro avversario ha meritato per come l'ha condotta. Ragazzi, il mio Yveltal come prende Fire Punch lo scoccano. Che problemi hai? Crema solare dimenticata a casa proprio. Cioè, fammi capire. Niente. Me la sono giocata al massimo delle mie possibilities. Prossima volta dovrò essere un po' più pazzerello e magari fare fake out non tanto su Inci ma su quell'altro. Perché ribadisco, se io avessi fatto fake out su Yveltal, Incineroar andava via, mentre avevo Medicham in campo, Yveltal è AV, quindi non può proteggere, io facevo feint su Calandrone, ciao Fra! Dopo Aliana non aspettavo altro che rivedere all'opera il ciccione, divertentissimo anche il video sul tubo, un abbraccio a te Calandrone, ragazzi vi svelo un segreto, il buon Calandrone è venuto da Roma ad Aliana, provincia di Pistoia, Toscana. Con uno scooter 200, ecco. E la mattina c'era il sole. Tutto bene, 4 ore di autostrada. Va bene. Al ritorno c'è stata un'acqua a catinelle, ecco, quindi rombo di tuono. Io rombo di tuono, odio Etamo, ti voglio bene, però comincio a avere, come dire, comincio a avere un pochino il dubbio che tu mi vada in battle spot quando sai che io sono in battle spot. Il che equivale praticamente a dragarmi, rubarmi dei punti quando gioco questi team qua, perché sai esattamente tutto. Quindi risulta davvero proibitivo. Diciamo così. Come sta andando? Benissimo, mi sto divertendo un sacco. Vedo che voi a casa vi state divertendo e quindi per me benissimo. Anche se se ne è vinte due e perse altre due, ma insomma va bene. Va bene. Sagli fuori un po' di tuono, saprà tutto. Ha visto anche il video, ciao.
Cioè, o te giochi effettivamente 12 ore al giorno in Battlespot, legittimo, puoi fare quello che vuoi. Oddio, però, che fava lessa. Allora. A caso, non ha senso quello che sto facendo. Non ha veramente senso quello che sto facendo. Ma devo combattere il fatto che lui sappia tutto, vita, morte e miracoli per... Roby Elias, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Ma se io partivo Medicham Snorlax come faccio sempre nei video? Fake out? Su Among questa partita prendiamola così. Perché è ingiocabile. Io qui ho scommesso sul fatto che lui potesse pensare all'Iswitch e quindi farmi sporre nella slot di Scilingia. Vabbè. Facciamo contento questo ragazzo. È un po' come quando si fa le live di team building e si va poi a testare e affronto gente che ha visto il team che ho costruito e vabbè, ci può stare, a me fa piacere essere molto seguito, però più che altro con team che sono anti-team. Qua non stiamo parlando di anti-team, perché quello è un team assolutamente che gira tutto, però nel senso è una serata particolare questa, nel senso che è uscito il video oggi di questo team e quindi, cioè, in più se la gente fa giocate o sì, io non ci posso stare. Non ci posso stare. Rombo di tuono. Tuono, mosse di tipo elettro, tuononda. Tuononda, mosse di tipo elettro. Coincidenze, non credo proprio. Esatto. Va bene, va bene. Cercherò di nascondere tutta la mia irritazione. Andiamo avanti. Sei contento, rombo di tuono? Hai beccato Pardini in Battlespot. Grande. Hai dimostrato a tutta la classe che sei più forte. Oh, ora andiamo avanti. Voglio fare dei match veri, se no... Drake, io sfoglio vecchie riviste di Nintendo Italia e guardo il video. Ogni tanto si sente un botto provenire dal telefono. Allora, Drake, lo vuoi sapere una cosa? Se vai in fondo, se stai guardando NRU, cioè Nintendo Rivista Ufficiale, se vai in fondo c'è l'angolo di Dragonite. Ecco, alcuni articoli dell'angolo di Dragonite li ho scritti io. Pensate. No, comunque io ci ripenso. Allora, Scilingia Snorlax. Se io ho in campo Xerneas e Amongus, cosa penso che possa fare Scilingia se non ha gli Switch? Devo fare spora su Scilingia. O no, dico male. Vabbè, magari mi sfugge qualcosa. Lunedì di tempesta, esito delle lezioni che lasciamo perdere. Per fortuna ci sono le live del Pardo Nazionale. Grazie mille, Giovanni. Grazie mille, ragazzi. Che ti aspetti dal competitivo nella prossima gen? Perché io sono molto scettico di come saranno le meccaniche su Switch, anche se ancora la devo prendere. Bisogna un po' vedere. Bisogna un po' vedere cosa... Bisogna un po' vedere cosa ci riserveranno le meccaniche vere e proprie. Io sono fiducioso, nel senso che penso abbiano mantenuto il Battlespot...
Batspot, volevo dire il metagame. Punteggio satanico. J, Emilia Romagna, dai, in altro italiano, vabbè. Oh cacchio. Questo è l'altro Stranger Teams. Stranger Teams contro Stranger Teams. Che gioia. Sì, Drake, l'avevo capito, vai tranquillo. O vai, andiamo. Cambio strategia. Ciao Andricappa, grandissimo. Ciao caro, un po' che non ci sentiamo. No fake out, eh? Lui non butta l'ele. Questo, ok. Questo, ok, tutto sommato, sì. Dai, posso dire buon primo turno. Occhio Beedrill, se pungi Snorlax, scoppia. Esatto. Giulio Merca, quarto mese di fila. Grazie mille, Giulio. Grazie mille. Allora, lui mi deve far male a Yveltal, perché sennò farà Moonblast più turno. Penso. Penso. Luca Boccaletti. È il mio casio, dice. Ehi. Sono le 8. Lui secondo me adesso deve andare doppio su Yveltal. Però in Perù però per i. Troppi però in questo VGC 19.
faccio una mossa un po' coraggiosa, ragazzi. Pensa a te. Tutto fa male, eh. Questo fa male sotto campo, eh. È un bel danno questo. È un danno che tutto sommato mi fa contento. Volevo buttare io il Tatsumei, ma ho detto stiamo attenti che mi ci fa Moonblast. Cioè, scusate, volevo buttare Yveltal su Groudon, ma ho pensato mi farà Moonblast su Groudon, perché tanto Medicham muore i principali, se invece no. Moonblast, noi siamo a V, si regge bene. Se fa doppio Fire Punch non ha toccato. Non ha toccato Groudon. Se fa Precipice non ha toccato Yveltal. Questo non si regge perché siamo veloci. Siamo appunto sì, veloce tutto. Crit assolutamente inutile. Saremo morti lo stesso. Questo full play me lo deve killare, però. Avevate dei dubbi? Io mai avuti. Io mai avuti. Se però non è morto, vuol dire che io mi devo bloccare su Psyshock. Vuol dire che può andare bene. Dopo va anche via il campo. Salutiamo Breedle. Questo è un mezzo errore, Jay, secondo me. Vado sull'ele. Eccolo là. Ok, ce la siamo portati a casa.
Nico Bacis, mi son detto, risparmio, non dono. Ma poi mi parli di progettino di Mega Lakazam, video all'esterno e nulla, svuotiamo la prepagata. Grazie mille Nico, davvero, di cuore. Ora poi a fine match vi faccio un discorso e mi dite se dico male o dico bene. Prima però voglio fare una Sucker Punch. Ok. Raga, quel turno che ho fatto psicocat sotto campo psico fa di più low kick a Groudon. Sì, peccato che c'era in campo Beatrix. Su un veleno coleottero non è hot, che peraltro non pesa una sega. Fare il low kick non gli fai molto. Giusto? Giusto. Quindi avevo fatto Psychat lì. Chiaro. Buono, si è battuto un 1725 italiano, senza Snorlax, ottimo. Aveva il mio Stranger Teams, o meglio, mio cosa, aveva lo Stranger del buon Wolf, quindi grazie mille, vuol dire che ce n'è uno che ci segue. Carlo93, ciao Carlo93, benvenuto, benvenuto, grazie mille per aver scelto noi come tua designazione del Prime mensile. Spero che insomma nei prossimi mesi tutti voi che avete fatto questa scelta opererete il rinnovo, perché siamo un canalino piccolino tutto sommato e ho bisogno del vostro supporto. Se mi abbandonate anche voi, insomma, tanto canali grandi non hanno bisogno del vostro supporto, c'è altra gente che glielo dà e buonanotte. Stavo dicendo, grazie mille per la donazione, e il discorso che vi volevo fare è che io come ho sempre detto, per carità, lavoro, non è che mi manca il pane, mi posso permettere di andare a cena fuori e tutto, però il discorso del canale è una cosa che voglio che si sostenti da sola, non che dobbiate metterci liquidi voi se volete la telecamera nuova, no, ci mancherebbe, tant'è che, ripeto, questi 149 sono simbolici, sia perché questi 3664 in realtà non sono 3664, ma leva le commissioni, leva le tasse italiane, saranno sì e no 20 euro, quindi quando si arriverà a 649 in realtà io ne avrò coperti 400, il resto lo metterò io. Ma al di là di quello, io metterò microfono, voglio comprare una bella veria e poi anche l'obiettivo della Canon, che costa altri 300 euro. Quindi di fatto mi andrete a coprire il 40% dell'operazione che voglio fare, perché l'operazione che voglio fare è quella, da un punto di vista della qualità video e audio del canale, raggiungere il livello dei top. Ecco, ma dei top top. Perché sarà l'anno di Pokémon, quando usciranno Spada e Scudo, io voglio farmi trovare assolutamente pronto e rodato con una qualità di video tale che se uno è davvero indeciso se iscriversi al canale e quindi poi di conseguenza anche darci dentro con il giocare competitivo possa farlo, perché è brutto da dire, ma ragazzi, non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. Il marketing è molto importante. Magari ci sono dei video che hanno dei contenuti eccezionali, ma che si vede, l'audio fa cagare, la pulizia del video non è eccezionale, la gente non li guarda nemmeno, li scarta, perché vuole magari il video fatto bene. Ed ecco che si vedono canali YouTube, Twitch, che contenuto poco, ma che però hanno la telecamera bomba, l'inquadratura bomba, la backlight, l'effetto speciale, e raggiungono delle quantità di iscritti pazzeschi. Questo è proprio perché l'occhio chiaramente vuole la sua parte. E allora, siccome io qua ho la pretesa e l'arroganza di pensare che noi, non io, noi del competitivo di contenuto ne abbiamo, perché non dargli in maniera definitiva un impacchettamento, una custodia che possa anche essere invitante per chi non conosce il canale, perché di primo acchito, ragazzi, purtroppo, è importante anche quel discorso lì. E quindi io ho intenzione nei prossimi mesi di far sbocciare anche il canale e di vedere di fare anche numeroni grandi dal punto di vista degli iscritti. Sto preparando delle collaborazioni anche con persone importanti che possono anche farmi crescere in termini proprio numerici, perché mi piacerebbe arrivare all'uscita di Spada Scudo con almeno una 50.000 di iscritti, mantenendo chiaramente tutti i valori che abbiamo in questi anni. Non è che mi voglio svendere dal punto di vista degli iscritti, me ne importa una sega, non me ne è mai importato una sega, però il primo passo da fare per fare tutte queste cose è quello lì, quello lì. Eurino tattico per il Pardo, grazie Tidus, grazie mille. Francia, Mikado, buoni Mikado, grazie mille Tidus, seriously. Allora, lui è un francese, noi abbiamo uno Snorlax,
E lui è un francese. Ma se... Proviamoci. Proviamoci. No, il canale ora in termini di sub sta bene, YouTube è in salute. Tutti gli indici sono rivisti a rialzo, direbbe l'Unione Europea. Visualizzazioni, subs, media subs giornalieri, il canale sta andando bene, Instagram sta andando bene, Twitch sta andando molto bene, sta andando tutto bene, però voglio spingere ancora di più. Sta arrivando uno tsunami e io voglio salirci sopra con una bella tavola da surf, ecco. Per poterci salire sopra ho bisogno purtroppo di un certo livello di attrezzature, che da solo non mi posso permettere, quindi se arriva l'aiuto del pubblico io ne sono contento. Ma ripeto, non è assolutamente obbligatorio né niente. Medisham. Che meraviglia i turni così. Sono belli i turni così. Hai ghost? No, che non hai ghost. Hai due morti che camminano? Sì, quelli ce li hai. Senti, io faccio feint quasi quasi. E lo faccio su Mongas perché ho paura che possa avere una sesh. Sì, vai, vai, vai. Fai Rage Powder, vai. Bravissimo. Bravissimo. Ci vuole? Crit su Amonkhus. Se vi volete divertire... Ora, calma. E sangue frio, perché ha... Allora, vediamo un po'. Butterà probabilmente... Lutto Groudon. Era meglio se buttavo Yveltal. Non avevo pensato a Megaman's. La partita è tutt'altro che aperta, che chiusa. Tutt'altro. Allora. No, Abadir, io penso che Spada e Scudo abbiano fatto... Abbiamo fatto le cose fatte bene. Sono a meno uno, ma... Confido, lui mi farà Hyper Voice. Mi trita Medicham. Se avessi buttato Yveltal al posto di Groudon, io ora sparavo Snarl. Intanto Mance andava a meno uno. Xerneas andava a più uno con Geomancy, che è differente. E la partita era da giocare. Così facendo vedrete che purtroppo non andrà nel verso giusto lo stesso. Perché Mance lo si tira giù. Dimmen Power Ice. A meno che non sia un Mance che non cala difesa speciale. Però solitamente sono tutti naive. Il problema è che ora lui fa Geomancy. E noi siamo speciali. E abbiamo Yveltal. Protodioi, Pardo, sono tornato ora. Mi giocavo il round finale di Let's Go Cup. Finito 2-1 per me dopo una lotta all'ultimo sangue. Wow, quindi hai fatto top. Sono contento allora.
Carlo Zoia, Maremma puttana ladra. Hai messo uno zero di più. Hai sbagliato. Grazie mille, Carlo. Allora, poi finisco questo match e molto, ti vorrei ringraziare per venire. Minchia. Io non ci sono ancora abituato al vostro attaccamento al canale, nonché generosità. Ragazzi, farà Moonblast o farà Dazzling? Perché se fa Moonblast mi conviene fare Rapture. Io devo fare Protect, anche se probabilmente farà Moonblast. Marcus the Bard, ciao mille, ciao caro, grazie mille. Infatti immaginavo, però metti fa Dazzling. Noi siamo fatti apposta, per reggere. Cutlash. Se avessi fatto Eruption prima, è vero che non sarebbe stata full potence, però ero single target, porca miseria. Questo è il difetto di Clown speciale, è vero. È vero, è vero, è vero. Lui fa Dazzling, mura. Niente, se la vince meritatamente il francesino. Potevo crittare di Alpala. Ecco perché mi piace da morire il Groudon di Cremonini, perché è Brave, ha Precipice e Return. Va bene, via. Mi sono comunque divertito lo stesso, no? Non è quello il problema. Allora, stavo dicendo, Zoya, hai sbagliato, vero? Perché se non hai sbagliato mi tocca ringraziarti in cinese, aramaico antico. Grazie mille, caro. Grazie mille veramente. Ecco, questa è una donazione quasi intonsa, nel senso che di 50 euro vanno via 1,21 euro di commissioni. Che in proporzione, quando si dona 1 euro, fate conto, vanno via 32 centesimi. Quindi grazie mille davvero. A questa va giusto tassata allo Stato italiano, che comunque prende il 30%, ma va bene. Non voglio proprio più farvi tutti questi discorsi, che se no sembra che io sia attaccato, è giusto per spiegarvi come funziona. Grazie, grazie mille. Dai, facciamo l'ultima, poi ti scrivo in privato, anzi scrivimi te. Scrivimi te. Ceglione, il vocale lo posso sentire dopo, chiaramente. Lo sento fra poco. Se hai messo lo 0 in più non c'è problemi, te li ridò indietro e li vuoi fare per la 5 si fa, non è un problema. Scrivimi, davvero, posso rimandare indietro la donazione senza nessun problema. Papà, senza costi né niente né per te né per me. Allora, che ci fa ora contro di lui? Penso che si possa provare a fare il solito giochino, dai. Penso che si possa provare. Scrivimi, Carlo, perché sennò un dormo. Capito? Perché ti ho chiamato Carlo? Non lo so. The Real Stoia, volevo dire. No, Carlo Zoia. Che non è The Real Stoia, è un altro. Ma che sto dicendo? Sto impazzendo. Gianma Barta. Ultimo match, raga. Ad uno che vuole avvicinarsi al VGC, consiglia di dedicarsi un po' a Let's Go come tutorial? Perché no? Potrebbe essere una idea carina. Ecco. Quando vanno a farmi questo è meglio, secondo me, perché Xerneas poi detoniamo se fa Geomancy. Se ci fa Moonblast su Medicham, no. Vediamo, io però faccio Fake Out su Fini perché non voglio prendere Nature Madness. Non
vedere se mi ha scritto Carlo. Io, chiaramente se uno ha sbagliato non è che mi voglio portare via 45 euro in più. Non mi ha scritto, scrivimi su Facebook. Ottimo, ottimo. No, invece ci sta bene, secondo me. Ci sta bene lì. Cosa? Ci sta bene, secondo me, lì staccataca. C'è tanti in Lego che danno gli acquistati in qua, non dimenticateli. Pipin! Comunque, come potete vedere, non è difficile tirare giù due Pokémon al turno 2. Tutto sommato, si è fatto spesso, ecco. Poi bisogna vedere gli altri, il match, come va, perché Mega Medicham... Ah, la schiena. Mega Medicham, tutto sommato, è un Pokémon che rimane lì, però... Sì, sì, vai, proteggi, proteggi. Proteggi, proteggi. Scrivimi, Carlo. O per darmi conferma che volevi dare 50 o per dirmi se hai sbagliato. Perché sennò io sto male. Così mi puoi... mi contatti e io ti... e io ti ringrazio, in ogni caso. Ma io non mi ricordo il team. Lui c'ha X-Ray e io butto Yveltal allora. Io la butto Yveltal. Se però lui butta Staka... Staka Rayquaza... Cremil92, grazie mille per il quarto mese. Se mi butta Staka, buttiamo Yveltal. Inzi e Raidai, quindi va bene, va bene. Ci sta che mi faccia Fake Out più Ascent. Ok, dice che non ha sbagliato. Poi sequela di complimenti che spero di meritarmi. Io ora finisco la live e poi ti scrivo. Grazie mille allora, Carla. Grazie mille. Andiamo di full play qua, va. Tanto mi farà Fake Out su Yveltal più Ascent su Medicham. Sicuramente è così. Ricordo a chi sei iscritto di controllare la mail finita la live, cioè fra 5-10 minuti. E se siete interessati di dare un occhio al link che trovate scrollando qua sotto, dove c'è scritto Team Aqua Academy, cliccate, finite su split screen, ci sono tutte le informazioni di cos'è, quanto costa, quand'è. E c'è un form per mandare delle domande. Non vi vergognate, mandate pure delle domande. Senza impegno. Fake Out su Yveltal e Ascent penso su Yveltal. Attenzione, attenzione, questo è un danno a meno 1, ragazzi. Attenzione perché lui è più lento e questo di Medicham, quindi vuol dire che probabilmente è ottimo che sia più lento, perché per me è indicativo. Io farò Snarl e idem Power Ice. Certo, Franky, ci mancherebbe. È che noi finiamo questa partita e chiudiamo. Allora.
Questa è andata bene, come molte altre. Io faccio questa mossa perché se lui è CB e mi tira su Groudon e vi dico che probabilmente è... Ciao Rayquaza, a meno 2 mi sa che non lo reggi mai, poi senza Delta Stream, quindi partita finita. Concludiamo con un vittorione. Sono fatte diverse stasera di vittorie e giocando con questo team qua non era affatto scontato, eh. Quindi buono, sono stracontento. Ragazzi, io vi ringrazio davvero di cuore, vi ringrazio di cuore, è stata una bella live, mi sono divertito un sacco. Del resto quando giochi Snorlax che defona, beh, non puoi non divertirti, non puoi non divertirti. Vi ricordo che domani il programma è questo, è molto semplice. Alle 14 esce una random, monotype. Ho voluto provare e credetemi, mi sono divertito come una bestia. Allora, siccome non respiro, mi annuncio anche un pochino di tigre. Ah, mi sono divertito come una bestia. Alle 20:30 invece avremo la live di team building e si fa building e testing al solito, al solito. Il video di domani è ganzetto. Il video di domani è veramente ganzetto. È un video così da 27-28 minuti, sciallo, vi volerà, secondo me. Volerà davvero. Comunque, io spero che vi siate divertiti. Se state riguardando questa live in differita sul tubo, ricordate di mettere mi piace, mi raccomando, perché così facciamo salire le prestazioni al video e al canale in generale. E poi, insomma, beh, iscrivetevi al canale, che sia quello viola o che sia quello rosso-nero. Ah, i rossoneri, meglio non pensare a quegli altri rossoneri. Ciao a tutti, ragazzi, io vi ringrazio, grazie mille ancora una volta di essere stati con me. Della bella compagnia, di chi, insomma, delle donazioni, siete molto generosi, ora a teccarlo ci penso io. Ciao a tutti, raga, un abbraccione e a presto. Ah!